Eccoci qui, allora siamo con eh, il collega Gilberto Zangari che eh, insieme a noi ha sviluppato, guidato e gestito il progetto Excover e con eh, Roberto Sartor che abbiamo conosciuto eh, all'interno di questa iniziativa. Roberto ti chiedo subito di presentarti, eh, presentare l'ente, diciamo, il soggetto economico per cui lavori e anche il tuo ruolo. Sì, grazie. Eh, beh, io mi chiamo Roberto, eh, eh, sono qui a rappresentare un'associazione, un'associazione di promozione sociale che si chiama Chiozzola la Casa del Nomade. Eh, L'associazione è nata circa una decina di anni fa, in coincidenza con la scelta di alcuni giovani di eh, vivere eh, in particolar modo il paese di Pennabilli e, e di conseguenza anche il territorio. E un po' la, la, il, suo, il suo scopo, la sua missione è quella... Di eh, mh, realizzare progetti e iniziative che vadano a valorizzare il patrimonio culturale, naturale e soprattutto relazionale eh, di questi posti e inizialmente. L'associazione si è rivolta soprattutto a bambini e ragazzi, per cui con un forte approccio diciamo, pedagogico ed educativo, ma un po' in coincidenza con, con l'arrivo di man mano sempre di più persone a, a comporre l'associazione, ma è, è anche in conseguenza ad una serie di opportunità, di, di, di visioni, pian piano i progetti si sono allargati anche ad un pubblico più ampio che oggi comprende un po' tutte le età. L'associazione ha sede appunto a Pennabilli e da, da alcuni anni collabora con l'ente parco del Sasso Simone Simoncello, in particolar modo su, su due progetti. Uno è, è la gestione del museo naturalistico, eh, che è anche centro visite del parco e centro di educazione ambientale alla so, e alla sostenibilità in rete con altri centri de, della regione Emilia Romagna. E, e, e l'altro progetto è, è Microcosmi. Che invece è un programma annuale di iniziative che vanno dalle escursioni agli eventi culturali, ma anche eh, con un sottofondo di, di grande lavoro di, di, di costruzione di reti con uh, i, gli altri soggetti del territorio del parco, è un progetto che appunto ha, ha l'obiettivo quello di, di, di far conoscere eh, il territorio attraverso chi lo abita, attraverso chi lo, lo conosce ed entrando anche dentro alle sue peculiarità, anche alle sue, per far conoscere anche gli aspetti più nascosti, più, più preziosi. E sempre, eh, sempre grazie al Parco del Sasso Simone Simoncello, eh, è di quest'anno un, un progetto che riguarda proprio eh, il coinvolgimento dei giovani che vivono e che fruiscono il parco e per cui continuo in un qualche modo continuiamo ad approfondire quelle che possono essere le modalità di, di, di valorizzare eh, il, questo territorio anche proprio attraverso un lavoro eh, specifico con le persone io all'interno dell'associazione ho ricoperto per alcuni anni il ruolo di presidente oggi mi occupo in particolare di, di, di seguire gli, i progetti più legati a, ai giovani, ai bambini e ai giovani sono guida ambientale, escursionistica per cui eh, mi capita anche appunto a volte di, di accompagnare nel, nel territorio del parco, in particolar modo bambini e ragazzi, ma poi anche, anche adulti. Bene, ecco, eh, diciamo che hai toccato tra i vari aspetti certamente molto interessanti eh, anche un tema che poi eh, è uno dei temi centrali, se non il tema o la missione centrale del progetto Excover hai parlato di aspetti diciamo eh, che eh, possono essere scoperti mh, perché non così conosciuti diciamo dalla stragrande maggioranza delle, delle persone i turisti ma a volte anche diciamo eh, delle stesse persone che vivono diciamo il, il territorio diciamo del, del parco sassimone come siete venuti a, con, a contatto diciamo a conoscenza del eh, progetto excover Bah, eh, noi lo abbiamo conosciuto grazie ad un, ad un coinvolgimento diretto insomma, da, da parte dell'ente parco che, che ci ha coinvolto, in, in, riconoscendo in noi in qualche modo... Uno dei soggetti che poteva contribuire per, in qualche modo a portare delle idee, anche perché, eh, come dire, noi abbiamo scelto anche come gruppo di continuare ad essere associazione, di, e, e per cui di essere principalmente un luogo in cui eh, continuare a sperimentare e a ragionare. No? Per cui eh, di far sì che anche il nostro lavoro qui. Eh, anche come singole persone, sia sempre, abbia sempre un carattere di, di, di sperimentazione e di, e, e di provare, no? di, di tentativi, di, di, di provare anche sempre ad osservare un po' che, quelli che possono essere anche gli esiti. Ci, ci interessa agire in termini culturali. Di fatto. E per cui, ecco, un po' attraverso questo progetto sicuramente abbiamo potuto portare, è stato utile anche a noi in un qualche modo per, eh, per portare appunto non solo delle azioni, ma anche delle riflessioni che, che emergono come gruppo e che poi cerchiamo di tradurre, di tradurre in azioni. Ecco, mh, sicuramente voi siete stati tra i soggetti che hanno vissuto direttamente e hanno partecipato attivamente secondo la tipica logica dello scambio biunivoco, no? per cui tutti siamo cresciuti no? da questo confronto. Avete mm. seguito le varie fasi di questo progetto, eh, arrivati diciamo alla fase di completamento del progetto che in realtà non è una conclusione perché sappiamo che poi ogni progetto ha degli output che poi si sviluppano, si completano e spesso si trasformano anche in attività, eh, azioni, e opportunità. Anche impensabili no? uh, a chi ha progettato questa iniziativa. Visto in maniera, diciamo, più completa dall'alto, il progetto nelle sue varie fasi. Um, un tuo giudizio, cosa pensi, diciamo, di questo di questo progetto? Mm. No, allora io penso che sicuramente è stato, come dire, è stato un progetto eh, utile perlomeno per fermarci un po' tutti. Ed interrogarci su cosa significa sviluppo turistico di un territorio, no S sviluppo in generale. Eh, perché appunto conosciamo tantissimi esempi, sappiamo che il turismo a volte può essere anche un'arma a doppio taglio, e, e specialmente in un'area protetta, per cui mh, provando ad avere anche il coraggio di mettere al centro eh, quella che è la conservazione della biodiversità, che poi di fatto è il principale anche scopo di un parco naturale, eh, appunto è ancora più importante chiedersi cosa significa eh, riuscire a sviluppare in maniera parallela appunto la conservazione della natura ma eh, far sì che anche questa risorsa in un qualche modo possa essere comunque un possibile volano eh, per, per questi territori che comunque hanno bisogno eh, più che di progetti di sviluppo hanno un forte bisogno di ripensarsi, eh, di riguardarsi e di, di trovare delle nuove funzioni per cui Penso che, come, prima di agire, mettersi insieme eh, tra vari soggetti, mettersi in rete e non solo eh, produrre, ma anche riflettere sia assolutamente fondamentale in questo territorio. Certo, grazie mille. Ecco, eh, tutti noi abbiamo eh, intercettato la forte attenzione e la conoscenza del parco e dei soggetti diciamo, che interagiscono e che lo conoscono eh, su quelli che eh, sono sempre stati considerati le leve principali, no? in particolare gli aspetti naturalistico-ambientali. Eh, tra le cose veramente interessanti che eh, sono emersi e sono stati scoperti eh, all'interno del progetto e delle attività che abbiamo sviluppato, ci sono diciamo, due fattori particolarmente interessanti e, e unici nel suo genere. Eh, uno è questo elemento e questo fattore culturale legato ai numerosissimi musei e installazioni artistiche e l'altro è questo concetto dei eh, soggiorni a lungo termine. Cosa pensi diciamo, di questi due fattori, di queste due potenzialità? Sì. Beh, allora penso che beh, sicuramente la, la presenza di molti musei è sinonimo di non solo di, di, della presenza di un patrimonio interessante, ma anche del fatto che comunque eh, trattando, trattandosi spesso di veramente di piccoli musei, eh, sono, appunto, è anche sinonimo che ci sono le persone che in un qualche modo hanno anche eh, intravisto, voluto e soprattutto che si prendono l'impegno a, a mantenerli, perché appunto trattandosi di piccoli musei non sono sicuramente delle istituzioni culturali che possono vivere di vita propria, ma anzi è fondamentale il contributo de, 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 poi de, delle persone che eh, più o meno volontariamente insomma possono comunque, eh, eh, si adoperano no? per, per tenerli aperti e per far sì che chi viene possa... Possa conoscerli e anzi vedo anche un po', in base alla nostra esperienza, chi viene da fuori, forse di, di, di fruire del museo eh, in solitaria, come dire ha un certo tipo di interesse farlo con la persona del luogo che a quel museo in qualche modo ci tiene è tutta un'altra cosa poi dall'altra parte io riprendo anche un po' quella che è in generale la riflessione che sta avvenendo negli ultimi anni in ambito museologico che è quella di, di un museo che non è solo un contenitore eh, che non ha lo scopo solo di conservare ma che è un, a tutti gli effetti un soggetto culturale che eh, si apre al territorio e che per cui attraverso il patrimonio Agisce nella comunità per rafforzarla, per, eh, per sensibilizzarla, per eh, come dire, per. Eh individuare anche altri patrimoni, eccetera. Per cui in questa logica credo che questi nostri piccoli musei, in questi nostri piccoli territori, eh, abbiano in un qualche modo tutte le carte anche proprio per assumere questo ruolo che in un qualche modo viene sempre più chiesto anche dalla, dalla comunità internazionale di chi si occupa di, di museologia. E per cui, ecco, penso che indirizzarci proprio anche queste, verso questa visione di, di museo che non, non è solo un edificio ma è, 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 si guarda attorno coinvolge eccetera eh, penso che mh, dal momento in cui appunto qui ce ne sono molti e con queste caratteristiche ecco possa sicuramente essere un, un driver possa essere sicuramente uno degli elementi eh, in rispetto parte... invece al secondo Rispetto invece al secondo punto, che è la residenzialità, insomma, un'idea un di, 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 di presenza delle persone in questo territorio che non sia limitata a, a, ai pochi giorni di una vacanza, è un tema eh, che va anche questo a collegarsi con discorsi un po' più ampi eh, rispetto a quello che è l'idea di abitare un, un paese, no? E, e per cui mh, ci sono anche eh, già degli esempi in Italia e in Europa che possono essere in un qualche modo eh, presi, ognuno con le caratteristiche, con le proprie caratteristiche, dunque con i propri come dire, pro e contro. Però ecco, è un tema sul quale, per esempio, anche noi, come associazione, stiamo mh, lavorando molto, ci stiamo riflettendo molto, in parte perché abbiamo vissuto anche noi, soprattutto eh, tra, tra, i primi, tra le persone che per prime della nostra associazione sono, sono venute qua e ad un certo punto la necessità non solo, come dire, vivere un paese, vivere un territorio che ha un'alta qualità ambientale è, è sicuramente una, una delle cose che ci ha attratto di più, ma anche il fatto che ci siamo accorti ad un certo punto che avevamo bisogno di un ecosistema, di costruire un ecosistema intelligente e virtuoso intorno a noi sarà che ci consideriamo giovani e per cui ancora con la voglia di come dire di, di costruire con la voglia anche con l'idea che che questa cosa si possa costruire però ecco vivere eh, un paese senza una comunità e dove comunità significa condividere anche visioni significa condividere anche delle fatiche ma per un ris risultato comune è, è stata forse anche non so, una delle cose più interessanti di questo processo che eh, oggi vede intorno alla nostra associazione circa una ventina di, di giovani provenienti da fuori. E, 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 e questo anche mi, mi fa pensare ad una seconda riflessione. Quello che è successo, almeno con un po' la nostra esperienza, è stata che prima... Prima si sono avvicinate appunto persone provenienti da altre, altri paesi, da altre città in cerca appunto di, di un luogo mh, diverso in cui vivere e sperimentare anche professionalmente delle idee. Però eh, è stato in parte grazie anche ad, un, insomma, ad una volontà, ad un atteggiamento di apertura, è stato un passo successivo il fatto che anche gli abitanti, anche i giovani abitanti di Pennabilli poi si sono avvicinati, no? E, e per cui eh, oggi ci troviamo a, a, ad osservare delle dinamiche di appunto di relazione che non ci aspettavamo assolutamente. Assolutamente come dire, eh, se le penso dieci anni fa, probabilmente erano illogiche. Invece, oggi eh, è molto interessante osservarle. Ed ecco che per cui un'idea di permanenza che appunto non deve essere scegliere di trasferirsi, ma eh, ma scelgo di vivere un luogo perché in un qualche modo trovo qualcuno che mi fa da ponte, qualcuno che facilita la relazione con la comunità, qualcuno che mi aiuta se voglio costruire un'idea. Ecco che eh, avere in un paese eh, alcune persone che si assumono questo ruolo, ma perché stanno bene loro a farlo, no? non, non perché vengono pagate o non perché è previsto da un progetto, ma perché stanno bene loro ad essere un punto di contatto tra il globale e locale e questo genera anche un grandissimo beneficio alla comunità stessa che si sì, in qualche modo si rinfresca che si contamina che è una delle cose che questi territori hanno bisogno, no? Di, okay. di favorire il cambiamento. Il cambiamento c'è sempre stato nell'Appennino. È sbagliato dire che è sempre stato tutto così. No? Anzi, l'Appennino è stato uno dei, dei, forse dei, dei, territori che già dal Medioevo è più dinamico e, 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 e predisposto al cambiamento. E oggi che abbiamo un po' l'illusione di avere un po' tutto. A portata di mano, in realtà poi nel, nello specifico nella vita del paese, ecco, eh, riuscire a, a, a contaminarsi penso che sia molto interessante e, e, e dall'altra parte è interessante anche per chi arriva eh, per vivere anche un'esperienza più autentica perché il turismo non sia solo legato ad un concetto di vacanza ma alla possibilità di come dire, vivere altri luoghi, di, di abitare altri luoghi, non solo fruirli, perché è un arricchimento. E per cui, ecco, è un, è un tema delicato sul quale sicuramente eh, è importante anche riflettere molto sulla forza dell'informalità, perché se tutto questo è strutturato, eh, forse rischia di non essere così efficace e, e come dire, anche capitalizzare l'informalità non, non è facile, non, non, non è... Non è non è facile, però è un ingrediente importante. Eh, però ecco penso che sia una cosa sulla quale riflettere proprio non solo per questo territorio, ma veramente in generale per eh, provare a sperimentare un'idea nuova di turismo e di e così di, di relazione di relazione più che, più che altro. Grazie Roberto. Gilberto volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che sia il tema eh, di questa residenzialità, cioè questo turismo a lungo termine, che poi non è neanche un vero e proprio turismo, è qualcosa a metà fra la residenzialità e il nomadismo o qualcosa del genere, tanto per venire. Cioè, e quest'altro aspetto relativo alla, ai, come dire, a questi giacim piccoli giacimenti culturali che però sono di grande, come dire, di grande spessore, perché poi gli artisti che li hanno generati è gente, come dire, non propriamente gli ultimi, no? anzi. nemmeno locali. E nemmeno locali per giunta. Cioè, aprono. Degli spazi di intervento, no? degli spazi anche lavorativi, di progettualità da mettere in opera. Che forse, secondo me, questo è uno degli aspetti più, più, più positivi di quello che abbiamo fatto, cioè apre una visione e per chi ci vuole lavorare, forse anche delle, delle opportunità di, di movimento, di, di, di creazione di nuove opportunità sia di lavoro ma anche di visita per la gente. Certo. Che di scoperta anche di questo territorio, devo dire questo qua. Grazie. Beh, io credo che ci sia una, come dire, una parola chiave che a me ha colpito molto, che è proattività, cioè è passare da un territorio che in qualche modo un po' quasi subisce o è passivo rispetto a ciò che accade a livello turistico, invece al fatto di essere promotore di attività e iniziative che possono portare anche risultati benefit, ma sostenibili, perché poi no, le attività economiche non sono di per sé tutte sbagliate o negative, ma se sono sostenibili e coerenti con le peculiarità del territorio, certo. non impattano negativamente e portano beneficio a tutti, perché rendono il territorio più attivo, vivo, e le persone stesse più attive. insomma. Certo. E in questo senso, Roberto... Pensi che la vostra attività, a dirà che evidentemente sui soggiorni a lungo termine siete già molto avanti, possano interagire con entrambi i contenuti, quindi anche su questo elemento, su questa leva culturale? Ah, ehm, sì, eh, penso di sì, perché eh, appunto credo che le persone che, che si avvicinano, eh, appunto, per esempio, io conosco un po' il caso di Pennabilli. Eh, se come dicevo prima, un po' l'ingrediente della comunità è, è, è forse il primo aspetto, poi, eh, il secondo è proprio quello di condividere progetti, idee, eh, anche che non per forza sono poi cose che devono essere realizzate. Però, questa, questo, questo fatto di, di penso che sia molto attrattivo il fatto di essere in un contesto stimolante in generale anche per esempio per qualsiasi professione. Io vedo qui a Pennabilli, eh, come dire, tu prima citavi, citavamo poco fa appunto grandi artisti, grandi maestri, cioè eh, la, la presenza di Tonino Guerra, ma come anche veramente di Padre Orazio con il Tibet eh, o, o il allora. Museo della Matematica, sono eh, delle ispirazioni anche per chi si occupa di tutt'altro. Per cui eh, penso che poi forse... Mi sembra quasi banale dirlo no? che, che, che la cultura è, 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 è indispensabile, a volte ce lo dimentichiamo, però è, è indispensabile proprio perché è, è, ci aiuta a continuare a rinnovare il nostro sguardo. E è, è per cui anche a, a noi è capitato, ma in un qualche modo anche il nostro gruppo stesso rappresenta una, veramente una diversità molto ampia di interessi e competenze, che, però, intorno ad un patrimonio appunto culturale ad un patrimonio relazionale eccetera ehm, riesce a come dire a trovare com comunque un continuo stimolo anche per cose che, che sono completamente lontane eh, apparentemente lontane e magari completamente diverse da, da, que da quegli input no per cui sì penso che siano due cose che vanno, vanno assolutamente interconnesse eh, perché una serve all'altra eh, tra l'altro insomma visto che si parla forse troppo spesso di sostenibilità, alcune volte anche a, spropos a sproposito, eh, io credo che veramente l'elemento culturale e di educazione sia la base, il punto di partenza, sì, sì. No? ben prima di qualsiasi progetto, pacchetto o, o strumento o app che uno possa sviluppare. No? Eh, ultima domanda perché non vogliamo approfittare poi troppo della tua disponibilità. A tuo avviso, come cambierà, diciamo, il modo di proporre diciamo, eh, il parco Sos Simone a livello turistico? Mm, bella domanda eh, sulla quale ci stiamo facendo anche noi molte domande, dal momento che appunto Microcosmi in un qualche modo poi viene, è anche una forma appunto non solo di fruizione ma anche di comunicazione. Eh, in più in un, in un momento in cui appunto parlare di, di comunicazione è molto delicato perché gli strumenti cambiano di continuo e, e, e anche c'è sempre meno disponibilità a fermarsi sulle parole, sulla, no, sui contenuti. Eh, come cambierà? Eh, secondo me è, è importante che, che si metta un po' a, a, maggiormente al centro. La preziosità dei luoghi eh, ovvero riuscire a trasmettere l'idea che non è solo un territorio bello dove ci sono molte opportunità per chi è interessato a sport natura cultura eccetera ma soprattutto cioè la, la grande sfida sarà quella di riuscire a comunicare eh, il rispetto con il quale chiunque abitante o turista deve per forza avere quando viene, viene in un contesto come questo, e come dire, per chi magari ha un background culturale, una preparazione a comprendere l'importanza anche di un banale scarabeo caprofago non lo so, no? che comunque la sua funzione nel, nella, nel, nel, per la biodiversità, per la conservazione de, de, dell'ambiente, eccetera, è più faticoso magari appunto riuscire a farlo con chi, con chi una certa sensibilità magari ancora no, non l'ha sviluppata. Penso che sia fondamentale anche integrare sia la parte, come dire, digitale, ma anche con uh, delle azioni fisiche. Che non sono assolutamente quelle di mettere dei cartelli, della cartellonistica, anzi, io la toglierei proprio tutta, onestamente, perché, se posso permettermi, ho visto un incremento della, eh, quasi maniacale di dover segnalare ogni iniziativa ed ogni progetto con un problema appunto rispetto alla sostenibilità, che poi dopo i cartelli sbiadiscono, i progetti finiscono, eh, però poi eh, quelle cose rimangono, no? rimane anche quasi a volte una un'immagine de degradata. E, e per cui ecco, e la grande sfida è integrare digitale e fisico e forse non è attraverso cartelli, ma è anche con delle azioni eh, rispetto a, per esempio lo so rispetto anche per esempio al comunicare perché eh, dalla montagna non solo dobbiamo portarci giù i nostri rifiuti ma eh, non, non dobbiamo il parco non, non, come dire, non è nemmeno tenuto a mettere i cestini perché, eh, perché, non, perché non, 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 non permette alle persone di capire veramente come ci si deve comportare no? oppure di, di capire bene cosa è possibile fare dove non in tutto il parco si può fare qualsiasi cosa, e per cui ecco è importante sia una comunicazione appunto di, eh, di, di promozione, di valorizzazione, ma contemporanea a, a delle azioni e a delle comunicazioni anche proprio fisiche rispetto ai comportamenti. Dobbiamo eh, comunicare e aiutare le persone a capire quali sono i comportamenti corretti, sia nei confronti della natura sia nei confronti delle attività produttive sia nei confronti delle persone che quotidianamente vivono questi territori a volte anche con fatica benissimo benissimo allora Roberto ti ringrazio grazie anche al collega Gilberto grazie, da parte, grazie a eh, voi mia sono Enzo Mataloni eh, un ringraziamento ancora e a questo punto per chi eh, avrà avuto la pazienza di guardare il video fino alla fine vi aspettiamo all'interno del Parco Sassimone